Ok, Sword on Fire T7 parte 2, arrivati qui in un nuovo mondo, e con anche l'uomo in bianco in squadra, si va a vedere cosa succede. Questo è il secondo mondo del gioco, tutto diverso dal primo. Qui devo andare a parlare in pratica con l'uomo in giallo che ha detto che c'era da parlarmi in questo posto. L'uomo è con me. L'uomo è con me. Allora, qui c'è altri dialoghi, ma non mi interessa. Altre missioni secondarie. 你识得那头凶兽？上古神灵兽，吸取。 Ah, in questo posto è anche un dojo cinese con i draghi e altro. Questo è un dojo di lotta. Comunque, io devo andare da un'altra parte. Il posto è diverso dal posto precedente. Il posto precedente era la prima area. Questa è la seconda e la terza sarà diversa ancora. Vabbè, il posto è un po' grande, ma io vado diretto alla meta principale. Per il resto, qualche albero di ciliegio anche qui. Allora, qui che c'hanno gli skateboard volanti, roba del genere. Non lo so, quello sta planando su una spada, su una tavola. Ok, eccolo, è qui. No, no, guarda, lui è in cima, guarda, è il capo di tutti, vive quassù. Allora, da ora in poi siamo in due, personaggi principali, e dopo saremo anche in tre. Eccolo qui, meta marrone, parla. L'uomo è con me, posso decidere anche se tenere lui. Comunque tengo lei, la ragazza in verde. Praticamente ora mi parla, mi dice. Allora, lui ha salvato me in precedenza, questo uomo in bianco. Spiega tutta la storia. Una donna. Parlano di quel maestro, spirito nella parte precedente, di fine parte precedente. Ieri ho respinto un gigante, una grande aquila e tutto il resto. Gli spiega dell'accaduto, quello che è successo finora. Questa è la sua dimora, la dimora del giallo. Il giallo, che anche lui è un capo di qualcosa. Insomma, fanno conoscenza. Loro due ora sono amici. Ieri mi hai salvato. Per il resto, il piccolo Buddha lo hanno sotto controllo questi gialli in loro custodia. In pratica gli sta dicendo che lei quando morse la mela era lui. Infatti gli ha lasciato il segno. Eri tu quel frutto? Sì, eri tu, ancora non l'avevi capito, eh? No, perché non lo spiega. Vabbè, è bello questo gioco, tutta la storia è bello. Quel frutto era questo uomo in bianco, lo chiamo. Sì.
Ora, in pratica, si prende la nostra nuova meta da fare, da eseguire. Non temere, maestro. Ok. Il nonno ha bisogno di me. Tuo nonno può stare qui insieme a noi. Mio nonno, solo me. Io devo combattere. Eccetera, eccetera. Succedono dei problemi. Arriva la... l'aiutante, la serva, non lo so. Chiamiamola. Del giallo. A dire c'è qualche problema tra di loro. Ok, arriverò subito. Roba del genere. Porta loro fuori, seguitemi, seguitemi. E qui la storia va così, un po' da leggere, un po' da seguire. Il gioco è misto a combattimenti, è misto a dialoghi, perché è un RPG. Come tutti gli RPG hanno un po' di tutto, parti anche semi noiose, però poco, perché questo è un gioco che dura circa 10 ore, però è bello. Nel senso, è bello sempre, non ti annoi mai. Ecco, quella è la pagoda, stile Tomb Raider, non ti annoi mai. The Rise of Tomb Raider dura 10 ore circa, sempre bello quelle poche ore che dura. Cioè, sono del parere che è meglio un gioco che dura 10 ore ma che te le intense, che te le ti passano subito, che un gioco che dura 25 ore o 40, però a tratti è molto noioso. Allora, ora vanno a trovare il piccolo Buddha, lo chiamo così, che è nascosto in quella torre lassù. Ce l'ha in custodia il giallo. È un posto segregato, protetto, isolato da nemici. Il piccolo Buddha era scappato da qui, fuggito da qui la prima volta. C'è stato riportato. Anche il giallo ha, e l'uomo giallo ha dei poteri particolari come questi. La via era segreta. C'è un ponte che solo lui può creare. Illusorio, ma materiale in questo caso. Dove tengono custodito il bambino. Quindi vanno a vedere il tutto con l'aiutante, la dama gialla. Allora, questo posto è il pagoda. Ecco, qui dentro a questo pagoda c'è il piccolo Buddha, lo chiamo così. Do questi nomi qui. Il piccolo Buddha è lui, l'uomo in bianco è il tipo, la fanciulla in verde è lei, perché i nomi cinesi non è che li mastico bene. E qui, insomma, sorella, lei la chiama sorella. Ciao, come stai? Felice di rivederti. Tutto bene, l'uccellino, bla bla. Vediamo cosa succede. Che non è tutto rosa e fiori.
Tuo nonno sta bene, non ti vedo da molto tempo. Grazie, e il nonno sta bene. Ok, poi voglio venire a casa tua a giocare con te. Non è permesso, però lo lasciano stare. Ok, in futuro ci tornerai e ti preparerò del buon cibo. La storia va così. È una divinità. Dice, voglio uscire. Come il tuo cielo gigante mi porterà via da fuori da qui. Con il tuo falco gigante. Quello è un falco, ho capito. Quella specie di passerotto. Lo chiama falco. E qui ancora con il bambino, però il bambino ricordo che è ancora ricercato dai nemici, da degli antagonisti del gioco, ovvero quelle donne vestite di nero, che sono tre molto forti, tre gemelle, roba del genere. E poi, tralasciando quel nemico dai capelli rossi apparso a inizio gioco che non si è più visto, quello deve essere il capo di tutti, presumo. La gialla è la damigella di corte, è l'aiutante di lui, del giallo. In pratica gli dice al bambino: rimani qui, bambino, tornerò a trovarti, poi giocheremo insieme, eccetera, eccetera. Il bambino è sotto copertura di loro perché è ricercato. Questa è tutta la dimora, è il luogo di questo tipo giallo. Questo è tutto il posto del giallo. In ogni mondo, come dicevo, ha un certo carisma. In ogni mondo ci puoi, una volta scoperto come ora, ritornare con un teletrasporto a bordo del falco di questo uccello ingigantito, stile storia infinita. E qui hanno temporaneamente finito. Ok, tutto a posto, si va via, diciamo. Il bambino sta bene. Si torna. Lei dovrebbe tornare dal nonno, e così farò. Tanto mi sta pienando di oggetti, di roba, taccuini che poi guarderò. Anche in questo posto c'è le missioni secondarie che ora non guardo. Lui è con me. Lui è con me perché siamo in due da ora in poi. Bello anche questo posto. Ok, qui si riva via. Questo posto è lontano dal primo. Eccoci qua. Caricamento su M2, si arriva allo stagno, diciamo, ai bambù. E lo stagno M2, caricamento veloce. Ok, qui vuole fare due parole col nonno. Col nonno, la storia è così ora. È da seguire.
爷爷，您听我说。Ora la storia va così. La notte, il tempo passa, gli presenta al nonno questo uomo in bianco che ormai vive con loro e è ospite. Quella è cosa mangiare in Cina. Food. E quindi, insomma, qual è il tuo nome, divinità? Fanno conoscenza il nonno di lei con l'uomo bianco e vanno tutti d'amore e d'accordo. Stanno tutti simpatici l'un l'altro. In due parole, il nonno è contento che il tipo in bianco si sia trasferito qui. Mostri la sua stanza. Nonostante il gioco in inglese, lo sto capendo sufficientemente bene quel poco che c'è da capire per andare avanti almeno sulla trama principale. Anche il nonno ha un vestito in verde come la ragazza. Prevale il verde e il celeste in questo gioco. Un verde intriso di celeste, roba del genere. I menu, i dialoghi, sono tutte le icone, tutte stile colore di lei, celestino chiaro. Ok, vieni che ti mostro la mia stanza, ha detto. Ok, ho messo la telecamera più lenta, ora mi piace. A destra e a sinistra l'ho messa più lenta, cosa che non mi aveva accettato, credo, sulla prima parte, che era ancora di più. E qui il gioco va avanti così. Ma le stanze erano tutte uguali. Ce l'hanno tutte uguali. Ok, sta dicendo a non prendere mio nonno sul serio, lui scherza, chiamami, mi puoi chiamare sorella, roba del genere. Vuole che lavori con loro, mio nonno scherza, e lui lo farò, questa è la mia stanza sorella, e lui la chiama sorella. I letti sono tutti uguali. Quella è una panca. Ok, scusa dell'inconvenienza. L'inconveniente per ora ti lascio. Boh, questa è una crema, se può servirti applicala, roba del genere. Un unguento, una crema, non lo so. E qui c'è la crema, le cose vanno così. Non so se dice una crema,
Una crema curativa o una crema gelato? Non lo so, insomma, le cose vanno così. E lei a questo punto. Ok. Torna sulla sua stanza. Vediamo cosa succede. A letto anche lei, a dormire anche lei, ti dice il gioco. Rest subito, rest subito. Nella notte cosa succede? Appare un filmato. Lei dorme vestita, ovviamente, si era già detto. Nella notte è giorno. È giorno, quindi. C'è altre cose da fare, nuove da fare. Ieri ho dormito molto. L'altra volta il nonno. Eccetera, eccetera. Cos'è successo a Magnifico? Ok, l'icona è qua, di qua non si passa. Ancora dialoghi col nonno, dai. Se no non si va avanti. Ci dà la missione. Qualcosa del genere. Ah, il nonno è andato che ha vestito di verde anche lui. Di verde e bianco anche lui, come loro due. È elegante, non ti sembra elegante? Ok, così è del loro gruppo, della loro squadra. E vediamo cosa succede. Gli ha dato l'abito di suo padre. Quest'abito era di suo padre, il clot lo chiama. Armatura, vabbè. Chiamiamolo vestito abito. Non ti sembra un gran giorno? Sto piangendo. Prente gli ha dato l'armatura, contento, più gli dà anche una spada verde, anche quella. Uno spadone, così non la frega più a lei, tra virgolette, alla sua. L'uomo in attacco è più forte di lei. Corpo a corpo lei però. Altre cosine in più come la magia curativa. E lancia il falco da lontano. Più dopo acquisirà altro di unico solo lei praticamente. Tutti i boss sconfitti li prende il potere lei e lo equipaggia per sé e lo lancia in battaglia ai nemici. Stranamente, con la prima bestia uccisa, non l'ha fatto. Però, dalle successive, sì, sono molto interessanti. Bestie più cattive anche della prima bestia toro uccisa, più minacciose. Come un leone bianco, gigante e altro. Che sono i boss successivi degli altri regni. Succede qualcosa. Stanno discutendo, succede qualcosa che è il terremoto. Allora, questo è il posto base iniziale. Questa barriera scompare. Ecco, mi chiedevo cosa serviva a questa barriera. Ogni tanto te la schiaffo, ogni tanto. Va via, filmato. Ok, succede qualcosa al piccolo Buddha. Il pagode è sotto attacco dalle tre regine nere, chiamiamole così. Sono tutte donne, un uomo e due donne.
Allora, quella con la chitarra si è già vista. Le tre regine nere che osservano hanno raggiunto il pagoda, hanno raggiunto il bersaglio. Si trova lì dentro, andiamo, prendiamolo, combattiamo, vediamo cosa succede. Loro difendono, le donne attaccano, barriera protettiva. I tipi verdi giungeranno presto. Vediamo cosa succede. I nostri giungeranno presto. Per ora tocca a loro. Questo gioco è davvero potente. Combattimenti stile Bayonetta, un po' stile Devil May Cry. Stile grafica stile Neo 2, a volte boss stile Dark Souls. È un misto di tutto. RPG. Grafica altissima. In ogni dove. Posti magnifici. Drago rosso. Boss magnifici, combattimenti magnifici. Sono tutti uomini con superpoteri. Per arrivare a lui, a questo piccolo Buddha individuato. Ecco, sono i nostri. Hanno capito il problema, da ora in poi combattere anche l'uomo. Con lo spadone appena ricevuto, fate attenzione. Un cielo gigante alla mano, tocca a me, io sono la ragazza. Si ritorna in questo posto su M2. M2 Samsung, più veloce di così non può caricare il gioco. Siamo arrivati. Ah, aspetta, aspetta, ti dà l'uomo obbligatorio ora, ti dà l'uomo obbligatorio. Lei non c'è. C'è, però non lo puoi usare, insomma. Allora, il posto l'ho visto prima, quindi. Strada più veloce è di qua. Anche l'uomo li posso livellare, insomma, la spada e le cose, però. Ora, spero di farcela lo stesso, mi hanno già fatto piazza pulita. Il pagode è subito qui. Questa roba è tipo un una cosa che sblocchi. Boh, non succede niente, però è meglio che la tocco, ti fa vedere un filmato. Come per dire, se vuoi il viaggio istantaneo. E ormai l'hai preso, tocchi qui. Però no, non è proprio così. Allora, qui è tutto a suo quadro. Distrutto. Dalle tre regine nere, anche se uno è un uomo, lui ancora resiste. Ricordo che c'è il piccolo Buddha che rimette, riavvolge il tempo. Allora, intanto è arrivato il master, chiamiamolo così, che nella parte precedente ha detto: se ci saranno ancora problemi, io ritornerò, mi rimanifesterò tramite questo piccolo Buddha e insomma ve la vedrete con me. Però queste tre regine nere, nonostante sembra che li tiene testa, cioè sono forti, nonostante sembra più forte questo master giallo, contro 3 non ce la fa. Ok, vediamo cosa succede. Questa è forte, questa nera è forte.
Il piccolo Bunda è sempre nel mezzo. Questa è forte, mi sa che è la più forte. Arriviamo noi. Sembra nemmeno ci vede, nemmeno ci soffre. Però anche il bianco è forte quanto gli altri, quanto gli altri del bene. Vediamo cosa succede. Poi arriva lei, la ragazza cura, la rimette in piedi. Io non posso scegliere, sono solo l'uomo. Sta indietro, sorella, che ormai la chiama così. No, combatterò anch'io. Ok, quindi dai, teniamo l'uomo, dai. Che botte mi ha dato. Sono curato da solo, zero. Aspetta che qui... Ah, devo perdere per forza, aspetta. Non serve. Dove sei? LB? Sì, qui andava così la cosa. Ho anche sbagliato a curarmi. Qui devo perdere per forza. Questa prima volta. Grafica bellissima, filmati bellissimi. Qui è tutta a 60 fps. Questa è la più forte delle tre. Questa è la comandante. Nonostante tutto, il Master Giallo non è ancora fuori dai giochi e aiuta. Però questa nera sembra che non ha paura di nessuno. Ops! Qui sembra che ora è fattibile. Fa un damage moderato, un damage umano. Non credo che si possa battere ora. La donna. Posso prendere la donna? Come? No, ha detto che è andata così. Non era. La nera non muore ora. Più che altro prolungare la battaglia persa per forza in partenza. Uso solo più oggetti curativi che non mi ritornano. Per questo è meglio chiuderla subito. Si sa che non puoi vincere, almeno non usi cure e te le ritrovi per le battaglie. Insomma, che obbligatorio. Vai, beh, filmati. Spaziale sto gioco. È spaziale. È spaziale. Ferita. Questa nera è la più forte. Tutti contro tutti, si aiutano a vicenda, si fanno scudo a vicenda. Questi sono del male, stando alla storia. I verdi sono del bene, i neri del male. Hanno tutti superpoteri stile Matrix, stile si aprono i portali e li manda via. Guarda, via, gli ha detto. Questa è la capa, loro obbediscono. È la più forte, mamma mia, testure. Lei non ha proprio paura. Anzi, è andata via anche lei, è andata via anche lei. E questa era una comparsa, level up, esperienze. Questa era una delle prime comparse. Delle tre streghe nere, chiamiamole come l'ho chiamate prima, delle tre regine nere. Anche se uno era un uomo, vabbè, dai,
Credo torneranno ancora. Vai, bello spadone. Ah, ragazzetto è fuori uso un'altra volta. In mano alla damigella. Allora, io ero l'uomo per forza. Lei è qua. Quella verde è là. Stiamo cosa dicano. Ok, hanno finito. Ho ancora dialogo. Oh, vai. Posso intercambiare durante la battaglia tra lui e lei. Devo solo trovare il comando. Fai pratica del tuo spirito. Controlla il tuo spirito. Ti può aiutare. Roba del genere. I documenti puoi trovarli là. Gli spiriti. Ora c'è da trovare degli spiriti. Ti dice che credo combatteranno al nostro fianco. Thank you, grazie, bla bla bla. Andiamo. Ci ha dato la locazione. Aiuta Mister Yu per gli spiriti, per favore. Grazie, grazie. E ci rimanda. A questo punto è un Locked. Ecco, un Locked Mountain Breaker. Quindi un Locked. Sì, volevo vedere. Allora, mi ridai la donna. Ah, sì. La donna equipaggiata di roba. Lui ho preso due cose, che se gliele metto è meglio. Così dai, mi ridai la donna. No, ti dice che la donna per ora non te la torna indietro con l'uomo. Non puoi scegliere. Ritornando, qui c'è i malati, i superstiti. La battaglia. La telecamera così va benissimo. Impostata a 15. Nella prima parte era ancora a 25, era troppo veloce e sensibile. Nonostante gli ho dato il comando, me l'ha accettata. Non so perché me l'ha accettata solo dalla parte 2 quando ho resettato. Ho refresciato. La prima parte era ancora a 25, anche se segnava 15. Lì per lì mi ha un po' fregato, non accettava il comando. Ora si muove tutto più lento. Cioè, non puoi andare. Beh, cioè, quanto la vuoi? 15, 25, può mettere anche a 40, può mettere. Questa è una via giusta. Mi piace di più così. Non che schizza. Come la tocchi schizza. Infatti c'è il regolamento pressione apposta, puoi mettere tutto come ti pare. Ok, fra un po' riprendo la donna. Allora, finito l'accaduto, si va dal nonno a parlare. Intanto ci dice di andare alle montagne, a questa nuova meta, a raggiungere a questo punto
il nostro terzo personaggio che entrerà in squadra. Allora, parlano degli spiriti a Howling Canyon, guard. Partirete domani mattina. Là vivono degli spiriti, buona fortuna. Ok, tutto domani mattina si va a questo nuovo posto che c'è gli spiriti, dai. Pericoloso, ok, ok. Cala la notte che si parte domani. Volevo passare un attimo dal fabbro, perché se sono cose che fai via via, perdi tempo, upgradi, ora non ho oggetti. Allora, qui è la storia dell'uomo, non potevi intercambiare personaggi qui. Che fa? Medita. Allora, lo spirito, a quanto ho visto, se parlano di quello, le può equipaggiare solo la ragazza verde. Ops, mamma mia com'è bello. Qui fa un sogno. Mamma mia com'è bello. Che grafica. Vediamo chi è questo. È un combattimento nel sogno, non lo so. Allora, ha una visione. Ha invocato questo tramite meditazione. Che non so chi è. Gli consiglia le cose da fare, non credo sia un combattimento. Ti puoi avvicinare massimo fino a qui. È il suo lord, bello sto posto. Fantastico anche quello, stranamente verde. Gli è apparso in meditazione, non in sogno, perché lui è sveglio. Roba del genere. Grosso modo capisco quanto basta, però non averlo in italiano diretto e sottotitoli a tradurre il tutto è un po' più lento e impegnativo. Sorella, dove sta andando? Anche lei nel cuore della notte ha i fatti suoi. Lì va dietro, la insegue di nascosto. E la sorella non è altro che a questo tempio, dove sembra che abbia la... credo, abbia, chiamiamolo, il ricordo dei suoi genitori. Qui, queste due, chiamiamole foto, sono il ricordo dei suoi due genitori, di cui si confida, padre e madre, genitori che ora non ha più. Questo è quanto. Li confida le sue paure, i suoi problemi, gli confida l'accaduto, quello che farà tomorrow, domani, eccetera, eccetera. Domani andrò, domani farò. Sorella, sei qua? Lei gli dice, gli ha detto, ho letto tardi. Yes, insomma, sì, non lo so. Il simbolo. Non temere, verrò con te domani. Scusa per l'inconveniente. Nessun problema. Ovvio che in inglese me lo godo o meno, però ci capisco la sufficienza per andare avanti e gustarmelo quel che basta. Anche perché se era in cinese era ancora peggio. In cinese potevo nemmeno giocarlo, siccome è l'Italia, questi giochi non sanno nemmeno dove è, che parte del mondo è.
Massimo che fanno si sbilanciano a fare un inglese, che l'inglese è la lingua globale per tutti. Per il resto, se per questo, ecco, riprendi il controllo della ragazza. Per questo non è uscito nemmeno in sottotitoli francesi, in Ma la canzone sottotitoli di là. tedeschi, Sentite, ovviamente niente Italia. Cinese parlato, cinese scritto, subato. Hanno messo la lingua madre inglese per tutti. Basta, ti dice. Questo è davvero un peccato perché non è che a me me ne frega se vende o meno, perde tante vendite, perde chi se ne frega, ci deve pensare lo sviluppatore a queste cose. Difatti questo se lo vuoi giocare su PlayStation, in generale PlayStation 4, PlayStation 5, te non lo giochi. Nel senso, non è che gli fanno pubblicità, non ha l'inglese, cioè non ha l'italiano, cioè sullo Store Nostro non c'è, sullo Store Nostro sul PSN però asiatico ovviamente c'è sul PSN, però è così. Te non credo che questo gioco su Amazon lo prendi, te su Amazon questo gioco non so se c'è. Allora, cosa mi ha detto da fare? Prendi una certa cosa, mi ha detto, che è in questa stanza, che però non vedo. Me lo segna per qui la spia. Prendi. Ah, qui fuori, guarda, aspetta. Qui fuori c'era questo tipo, non l'ho visto all'andata, che praticamente vuole un minigioco, credo. Questo tipo vuole giocare con me, c'è un minigioco che ora non farò, nonostante penso sia carino o meno. È un gioco di carte che non capisco, che la cosa va per le lunghe. Non so che premi puoi vincere, però c'è anche di questo. Exit. Sì, essendo un RPG misto, c'è i sottogiochi, via via che vai avanti, via via. Però il gioco volevano che tu vedessi quello. Ora puoi andare a letto, ti dice, vedendo il pupazzetto, si può andare avanti, dovevi fare così. Non puoi perdere tempo a fare il gioco delle carte, magari ti dura una 20-25 minuti. Vabbè, se vinci ti premia con degli oggetti, però punto alla storia principale, specialmente registrando come sto facendo ora, barra streamando, barra registrando. Allora, hanno vestito a festa questo piccolo Buddha, non lo hanno vestito a festa. Vediamo cosa succede. 天师门有今日之气象，全仰仗神尊和神子有护。神子可准备妥当？ Sei pronto, divinità? Non so che deve fare. 月姑娘在明术门，仙盟大会后，我就派人Allora, la前去mia见了。prossima meta但sono现在，delle神montagne,子务必以大事为重。che fra poco vado.可是。Così我siamo的al天terzo呐，posto del我也gioco,不知道visto舞del台是啥gioco. 呀，我第一次做，也不知会不Di会。solito a fine parte c'è sempre un此次bossettino,内c'è定，sempre. 一定需要神子亲自来才行。神子无需担忧，In questa定parte能成 2 功。non lo so se c'è, in questa parte 2 c'è stata le tre regine师nere.兄，各门派使者已约前来。Allora, cosa succede? Questa dama di compagnia gli dice delle cose. Il piccoletto comanda. Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. I filmati e i dialoghi non ha senso che li skippo, non ha senso. Il gioco me lo guardo tutto.
cerco di capirci la storia. Eccoci qua, e qui subentra il terzo personaggio. Il terzo personaggio della storia principale, che è una lady, una ragazza, che non è la ragazza centrale, ma la ragazza, quell'altra. Noi siamo tre personaggi al gruppo. Beh, non la prendo subito. Allora, lei, il giallo gli dice a lei di combattere insieme a noi, ai verdi, tanto per capirsi, perché c'è i demoni, bla bla. Vai a dare una mano alle bestie. Quindi, qui è tutto da ricostruire. Dalla battaglia delle tre regine nere. Quindi il Buddha riavvolgerà il tempo come al solito. Qui succede una cosa un po' strana, che questo piccolo Buddha fa queste cose davvero, riavvolge il tempo, insomma, rimette a posto le cose. Poi però, allora la ragazza che viene a noi è quella a sinistra, quella più piccoletta, però il tipo giallo fa un mezzo sorriso come se volesse ingannare chi lo sta vedendo. Questi ci credano, giustamente, in effetti è quello che fa, però il giallo adulto, l'uomo giallo adulto, fa un mezzo sorriso, insomma, dice vi ho fregato, roba del genere, però non l'ho ben capita sta cosa, essendo in inglese poi leggo tanto ma non tutto, capisco abbastanza ma non tutto. E qui la gente tutta meravigliata, wow, wow, come ha fatto, come ha fatto, e questo sorride ora, questa non l'ho capita. Non l'ho capita, boh, cosa vuole fregare, cosa vuole, ma forse niente vuole fregare. Sì. Qui non è uno scherzo. E qui è perché in inglese i demoni hanno manipolato. Va bene, dai. Qui c'è tutti i grandi capi radunati di ogni fazione, un anziano di ogni colore e una donna più giovane, a quanto vedo. Sono tutti radunati gli altri, credo, gli altri stati, gli altri capi e degli altri regni. Degli altri regni, sì. Allora lui dà istruzione su come fare su questi demoni che, insomma, ci sono e vanno, demoni bestie vanno sconfitti. Demon, capito? Aiutate, chiede il loro aiuto per abbattere questi diavoli, queste bestie. Questa ragazza qui, più grande, concede l'aiuto di questa sorella più piccola, a quanto vedo, a quanto ho capito. Ecco, questa sorella più grande, che dice alla più piccola, gli dà il via libera. Questa sorella più piccola, con fiocco rosa, che gli obbedisce, da ora in poi verrà a combattere in squadra con me e saremo in tre. Questa è la grande madre, insomma, quella che la comanda a lei. Non so se la sorella maggiore, non ho capito. Matrigna, non lo so. Insomma, gli dice, vai, puoi andare.
tra virgolette, l'ha prestata, perché poi ritornerà in questo posto. Quindi lei ora, questa nuova ragazza, va a cercare noi. Andrà a cercare noi. Ancora non ci conosce, quindi verrà nel nostro villaggio. Eccoci qua, difatti è qui ad incontrarci. Ora. Eccoci. Ora io sono lei. Lei è una maga, fa tutto da lontano. Forte. Va a mana. Ok. Lei praticamente chiede informazioni su noi. Ok, lei praticamente quelle quattro icone che sono, ammazziamo anche questi, poi basta. No, però non mi dà, poi basta, perché la provo. Per ora fa solo fuoco, poi farà altro. Certo che senza mana non fa niente. Beh, fa anche così, però quella energia blu a lei gli scala tanto, perché fa solo magie. Però sai, dopo essendo in 3-4 personaggi è un'altra cosa. Questa da lontano fa il suo dovere. Ok, siccome sta cercando noi, i verdi, per offrirci il suo aiuto e combattere assieme a noi, diciamo, non li conosce ancora, i verdi. Qui è tutto globale, gli oggetti che prendo lei me li ritrovo nell'inventario per tutta la squadra. In due parole, questo lo posso prendere, sì. Fish, pesce. Lo sai dove si trova? Lo sai dove si trova i tipi che hanno sconfitto la bestia, la primissima bestia toro che ho fatto nella parte precedente? No, non lo so, gli ha detto. Sì che se ne prova un altro. Lui lo sa? No, non lo so nemmeno io. Ok, rimane la terza persona. Rimane da chiedere la terza persona se lo sa. Te lo sai dove si trovano? Questa lo sa. Gliel'ha detto. Ok. Ok. Praticamente ora vado a casa loro con questa ragazza. Che la casa si trova qua su, come sempre, però ci deve andare con lei, con questa maga nel gruppo. Vediamo se mi dà tre personaggi. No, per ora lei è da sola, team leader. Ok, va a casa loro, fanno conoscenza tutti e tre, il nonno, la ragazza e l'uomo bianco, si unisce nel gruppo e dopo proseguono il loro viaggio in un nuovo posto. Bisogna andare a montagna, come si chiama? Kill Mountain, insomma, come cavolo si chiama.
questi oggettini fanno comodo, prendili, prendili. Vegetables. Allora, loro vivono qui, lei li ha trovati. Quindi, lei apre la porta, chi è? Non so se già si conoscono, entra, gli ha detto. No, no, che non si conoscono, fanno conoscenza ora. Hai ripreso la donna, guarda, tutto a posto, 1, 2, 3. Ora riprendi anche l'uomo. E prosegui il cammino della storia principale. Intanto sentiamo dei subbugli, dei subbugli. Stanno parlando tra di loro il nonno e l'uomo in bianco. Ok. Quindi noi siamo arrivati. Piacere di conoscerti, piacere di conoscerti. Mi chiamo bla bla. Ti ho portato un regalo, questo è per te. Ok. E questo è anche per te, questo è anche per te. Piacere di conoscerti, tutti in amore, d'accordo. Lui si chiama. Lui è Mister. Piacere anche a te. Fatte le conoscenze. Domani mattina si va nel nuovo posto che conosce bene lei, questa nuova arrivata, questo nuovo posto. È un posto tutto di neve, si chiama Mountain, è a nord, stanno dicendo. Lo conosco molto bene. Ah, Canyon, sì, Howling Canyon, questo nuovo posto, non sono le montagne. Howling Canyon. Lei lo conosce, quindi ci farà da guida. Io verrò con voi se avete bisogno di aiuto. Questo è pericoloso, ok, non si preoccupi. È un posto, il terzo regno del gioco, per un posto tutto innevato. Dove lì si trova la prossima bestia barra spirito da sconfiggere. Il secondo boss del gioco. Secondo boss animale bestia del gioco, che è un leone bianco gigante. Il primo era un toro, il secondo leone bianco gigante, tralasciando i nemici umani come le tre regine nere che abbiamo visto prima. Allora, diciamo che il giorno dopo qui puoi cucinare, perché questa roba. Allora, facciamola finire di parlare. Questa roba ti serve durante il viaggio. Intanto ho scoperto 3 ingredienti. Cucina. Ah, interessante, cucini così. Salt, skip. Ok, poi. Ah, aspetta, aspetta, perché qui riprendi tutta la vita, però. Io non volevo riprendere la vita, non ne ho bisogno. Vabbè, per ora lasciamo così. Allora, noi abbiamo finito. Questo è. Ok, e la prossima meta. Ok. Prossima meta è il posto innevato, le montagne
Ok, però io volevo fare una cosa prima di andare alle montagne. Vado un attimo dal fabbro e da lì, che se ci vai con l'arma potenziata è meglio perché nessuno te lo dice, ci devi andare via via te事情的经过就是这样了，nelle竟然有这种说法parte吗？di gioco. 被这突如其来的共生和一个男子束缚在一起，真不知该如何是好。不过叶姐姐，你别Quindi担ora心，siamo我in刚刚给你tre. 传了书信，把事情跟师傅Arrivo说al了，fabbro, 师傅会faccio 信由我，spese或许他会知道。等我们事情办完，你就e 多去via找他per吧。la nuova 也destinazione 好，del gioco. 我也好一阵子没去仙侠派了。巧玲可喜欢吃你们峨眉山上的灵果呢。Mondo numero 3 della storia principale. Qui è magnifico, davvero è magnifico. Allora, il fabbro è qui. Il fabbro è... Lei anche vende roba, però... Roba la puoi... Roba la puoi comprare, la puoi creare. La puoi trovare per la strada lungo il cammino. Allora sta parlando, non posso. Ora, che pare il dialogo, questo è uno shop. Compri o vendi, ce l'hai l'energia che mi serve per la strada? Ce l'ha, sì. 20 pm, i soldi, dice no, esattamente. Pochissimi, ce n'ho 4,50 centi di soldi. Allora, 500 HP, meglio che prendo questo. 300 HP. Basta, così. 20 LMP. Aspetta però, sì, qui si è finito ora. Upgrade la spada. A lui, sperando che non vuole soldi perché sennò l'ho finiti. Anzi, non ho materiali, ossia. È meglio che ci vado con l'uomo, però. Sì, posso scegliere. Siccome ho speso i soldi di là, vuole anche i soldi, quindi vendi qualcosa qui e dai, almeno è meglio. Stanno valendo niente. Preso troppa roba qui. Dai, non posso pagare, dai, non ho soldi. Torno dopo, dai. Ah,
accettato, ero sotto di poche monete. Ero sotto di poche monete. Almeno vado al boss più forte, vado al boss. Vabbè, meglio uno che niente, poi ritorno all'ora dopo, dai. Insufficiente money. Salvo. Faccio qualche boss, c'è qualche nemico per la strada o missione secondaria. I punti sono così. Allora, Cangemonte, che ci vado fra 5 minuti. A questo punto mi faccio una missioncina secondaria, però troppo. Io sono qui. Qui è uscita dalla città. Ah, qui c'è la missione. Ah, andiamo qui, guarda. Ho marcato la missione. Ok, faccio questa, poi stacco la parte. No, qui non c'è la missione, però forse gliel'ho già trovata, forse gliel'ho già. Mi ha dato un premio. Ecco, vedi, mi ha dato della roba. Vi have abilities. Allora, ho sbloccato roba. E va bene, dai, questa poi. Ah, ability sua. Fatto bene a fare qui. Intanto lei c'ha tre ability. Loro due, la ragazza principale fa roba dei boss. Erba, l'erba ho sbagliato a prendere. Tutte queste erbe a comprare. Qui sto prendendo roba a go go. Erba, erba. E dai. Cooking. Ah, qui è cooking. Però la missione. È questo, quella che cerco io, Lost Bag. Faccio questa missione secondaria, torno dal fabbro con qualche soldo, poi arrivo e sblocco il posto della neve e stacco la parte posto della neve, dove a fine posto c'è un boss leone bianco. Vabbè, era subito qui, dai. Lei ha perso una borsa, roba del genere. Ammazzi questi, no? Quelli successivi, ammazzi questi. No, questo è del bene. Chi è laggiù? Chi va là? TF ladra. E lui, guarda, ha preso la borsa. C'è nemmeno bisogno del combattimento. La borsa me l'ha ridata, bag. E allora, guarda. Per ora va bene così. Peccato il fabbro. Ho speso prima i soldi da quello shop. Vabbè, ma tanto non è che la butto. Le cure che ho preso non le butto, però sì, c'avevo un'arma upgradata. E ancora di più era meglio. Eccola qui, guarda, missione completata. La borsa è qui. E mi ricompensi con. Coin 30. Ecco, con 30 coin non è successo niente. Vado dal fabbro. Ci faccio l'upgrade di livello 2 all'uomo. Vabbè, l'ho fatto di sotto, ce ne andiamo. Ora ho finito i materiali, ma non i soldi. Ho fatto bene. 00 il ferrodromo. L'uomo però è a posto.
A posto. Questo volevo. Sì, ho cure più. Allora. Gianni. Select. Questo è il nuovo posto. E lei ci va a dorso di del falco. Di mondo in mondo, di regno in regno, stile storia infinita. Shiva, diciamo, sopra questo dorso. Questo è il mondo numero 3. Chambai Mountain, dove vado tutto per trovare uno spirito, un boss leone bianco che vive in queste montagne e va scovato. Insomma, la strada sarà lunga. La terza, la ragazza del gruppo, conosce, insomma, il luogo, conosce tutto. Qui lo faccio la prossima volta. E oh, coin 350, ma dai, coin 350. E l'aero a corto, me ne ha date 30 fortunatamente. Arriva la patata e mi dà 3,50, ma tanto non ho più materiali. Le armi ora vanno bene così. Allora, fine parte 2.